Saluto anzitutto con viva cordialità, parlo con grazie e ringrazio per il ministero che svolge questa comunità con passione, con dedizione, con intelligenza. Saluto i signori sindaci, ringrazio per la loro presenza, grazie in modo particolare il sindaco di questa comunità civile per le parole che mi ha rivolto. E saluto tutti quanti voi cari amici, fratelli e sorelle in Cristo. Ci troviamo all'inizio di questa visita pastorale, che è un momento di condivisione dei nostri ideali, del nostro impegno a testimoniare sempre meglio la nostra identità cristiana. È un momento in cui ci si deve sentire membri di una grande famiglia, e la diocesi. La parrocchia è parte integrante di questa grande famiglia. Ci dobbiamo sentire uniti, camminare insieme per raggiungere dei comuni traguardi, che sono poi quelli di una testimonianza della cosiddetta vita buona del Vangelo. Gli orientamenti pastorali della Chiesa italiana hanno proprio questa finalità, educarsi alla vita buona del Vangelo. E la visita pastorale ha anche questo compito. Il Vescovo è in mezzo a voi per ricordare come sia importante prendere coscienza del nostro dovere di testimoniare la novità, la originalità della vita cristiana, del Vangelo. Quella novità che vediamo insegnata da Gesù nel discorso della montagna che ci viene riproposto e che abbiamo ascoltato in parte anche questa pagina del Vangelo. Direi che se c'è un modo di sintetizzare quanto abbiamo ascoltato, quanto ci viene proposto, possiamo dire questo: siamo invitati di nuovo a avere una grande fede nella provvidenza, quello che c'è la provvidenza di Dio. Però è chiaro che avere questa fede non è così facile, non è così semplice. In questo momento in cui siamo tutti quanti testimoni di una difficoltà di andare avanti, di una crisi di valori, crisi anche dal punto di vista dell'economia, e quindi parlare di fede della provvidenza in questa situazione concreta sembra quasi una provocazione, però di fatto la parola di Dio ci prova proprio nel momento in cui si richiede da parte nostra una risposta di coraggio, una risposta di fede. È possibile dare questa risposta di fede? La storia della Chiesa ci dice di sì. Perché? Perché prima di noi ci sono stati tanti santi che hanno affidato il proprio presente e il proprio futuro alla provvidenza di Dio. Assiste i santi del presente e assiste anche noi, perché con il nostro comportamento, con le nostre scelte, possiamo essere anche noi chiamati a questa santità, che non vuol dire qualcosa di impossibile, ma che vuol dire di essere capaci di vivere secondo questa provvidenza. Nel discorso che è stato proposto, questa pagina del Vangelo, è inclusa anche una direttiva di Gesù che magari sentiremo in seguito all'inizio proprio del tempo della Quaresima, ed è quella in cui Gesù dà un'indicazione concreta della pietà come preghiera, dell'elemosina e del digiuno, cioè i modi concreti attraverso i quali si vive secondo la provvidenza. Ecco al centro, tra l'elemosina che vuol dire rapporto con gli altri e il digiuno che vuol dire un giusto rapporto con le cose, abbiamo la preghiera. Preghiera come rapporto con Dio, come comunione con Dio. Dobbiamo scoprire e riscoprire
il senso profondo della preghiera nella nostra vita. E qualora che in questi giorni che trascorriamo in comunione, in amicizia, in condivisione, ci aiuti a ritrovare quelle motivazioni profonde del nostro essere cristiano. Ci aiutano a scoprire anche la bellezza di una vita che si affida totalmente e completamente all'amore di Dio, alla misericordia di Dio, perché Dio sa ciò di cui noi abbiamo bisogno, sa quale sarà il nostro presente e il nostro futuro e non ci lascia mai soli. Allora affidiamo la nostra libertà, il nostro futuro all'amore, alla misericordia e al perdono di Dio e, come dice Sant'Agostino, se abbiamo questo coraggio troveremo realmente la pace e la serenità, perché solo alla presenza del Signore nella nostra vita, in comunione con Lui, troviamo realmente la nostra pace. E l'augurio che faccio a tutti quanti voi, di trovare la pace e la serenità nella comunione con Dio, che è vita, che è gioia, che è futuro.